Forza Italia, partito dell'ex ministro Berlusconi. Unione per gli interessi dell'Italia. Quali interessi? Interessi della, del governo Draghi Eurolapina, della diminuzione dei parlamentari, delle riforme costituzionali, appunto, Licio Gelli, monocameralismo, presenzialismo, diminuzione dei parlamentari per fare la dittatura, coperte senza senso di responsabilità. Sono tutti d'accordo, da Berlusconi, Zingaretti, Salvini, per fare, per chiudere il cerchio, diminuire i parlamentari e far sì che l'Europa sia una dittatura delle banche private. L'Italia è l'unico paese che ha un numero di parlamentari sufficiente per rappresentare i cittadini, lo ha diminuito come da programma di Cioselli per poi attuare tutti gli altri punti del programma di Cioselli, per la dittatura, per l'Eurolapina che è sancita dal governo Draghi. Draghi, nuovo fascismo, nuova dittatura, Eurolapina, sono tutti d'accordo. Salvini, idea di paese, sì, nuovo fascismo. Draghi, la vergogna della per un obiettivo comune dell'Italia dopoguerra. Quale senso come quale Unione Europea? Unione delle banche private per la dittatura contro i cittadini. Col programma della P2. La solidarietà, la sussidiarietà e il merito. Tifiamo tutti, Presidente. Tifiamo. L'unica quota per cui davvero. Il merito dei fautori del programma della P2 della dittatura. Per impoverire ancora più i pensionati, i lavoratori dipendenti e fare la dittatura delle lobby economiche. Un vero patto fra generazioni. Pari generazioni. Fascismo, nuovo fascismo. P2, massoneria, ecco qual è. Il nostro sistema si è ammalato di egoismo generazionale, penso al sistema previdenziale. Mandiamoli a casa, votiamo no al prossimo referendum per impedire la realizzazione del programma di Cioselli. E un paese che non permette ai suoi giovani di spendere i propri talenti in casa è un paese che ha fallito la sua missione educativa. Ecco quella voglio fallire, la dittatura contro i cittadini, tutta retorica per coprire il nuovo fascismo. Rendiamo il nostro paese più fertile sul piano delle opportunità. Opportunità per la massoneria, per le lobby economiche, per il capitalismo privato che farà sì che l'Italia sia peggio che la Turchia, che l'Europa sia una dittatura dell'Europa delle banche. Anna Grazia Calabria, Forza Italia, partito dell'ex piduista Berlusconi. Mandiamoli a casa. Nell'efficientamento dei processi produttivi, nella digitalizzazione e nella transizione ecologica. Concludo, Presidente. Solo la storia ci dirà se i 210 miliardi del recovery plan saranno il nostro piano marcio. 210 miliardi di truffa di Stato che renderanno l'Italia ancora terreno conquista dei banchieri privati che per esigere gli interessi depopperanno, faranno sì che molti beni dello Stato italiano verranno confiscati. Grazie a Draghi, Eurolapina, nuovo fascismo, programma della P2, una vergogna, mandiamoli a casa.